Appuntamento col destino non è soltanto il titolo di un film americano degli anni 50, ma è anche quello che è accaduto ai vincitori della 10ª edizione del Rally del Tirreno. Un'edizione di grande spessore sportivo e agonistico, una gara che non sembra risentire della crisi e raccoglie ormai come consuetudine moltissime adesioni. Gli uomini della Top Competition sono stati costretti a spostare di una settimana la manifestazione, a soli 15 giorni dalla sua effettuazione. Facendo gli straordinari, gli organizzatori sono riusciti a imbastire un'edizione di tutto rispetto, fronteggiando anche la pioggia che ormai sembra essere diventata una costante del classico appuntamento di mezza estate. Sì, anche alla 10ª edizione, tre prove che si ripetono tre volte con una novità sulla prova di Rometta al chilometro 5.30, alla postazione 9, ci sarà una chicane di tre rotoballe proprio per cercare di limitare ancora, di andare incontro ancora di più alla sicurezza, limitare la velocità media della prova speciale e cercare proprio di rimanere sempre all'interno della norma, proprio perché quello che ci deve contraddistinguere sempre è il fatto che dobbiamo mantenere sempre quelli che sono i livelli di sicurezza abbastanza elevati, che poi sarà è quello che appunto poi ci contraddistingue assieme all'organizzatore, la Top Competition capitanata da Grazia Bisazzi, che è quella che ci contraddistingue nell'organizzazione della manifestazione. Di crisi e di difficoltà in cui gare importanti non riescono a fare numeri, noi siamo riusciti a confermare lo stesso risultato dell'anno scorso. Questa è una conferma del lavoro importante che ha fatto negli anni l'organizzatore, di concerto ovviamente a tutti gli enti locali che hanno dato l'opportunità di poter collaborare. Una volta anche quest'anno il brutto tempo si è affacciato, speriamo però che questa notte sia una notte serena e tranquilla sia dal punto di vista meteorologico che dal punto di vista sportivo. Le premesse per un buon rally ci sono tutti, i 9 anni fin qui, le 2 edizioni fin qui disputate hanno fatto sì che il Rally del Tirreno diventasse il fiore all'occhiello non solo della provincia di Messina ma di tutta la Sicilia. L'impegno nostro c'è, ci sarà sempre. Auguro a tutti un buon rally e buon divertimento. Sì, il rilancio, come dici tu, c'è bisogno qui in Sicilia. Questa manifestazione conferma che la gara piace e che le caratteristiche delle prove sono affascinanti. D'accordo che i piloti messinesi sono in tanti licenziati e quindi dobbiamo dare atto anche a questo. Comunque lo sport in Sicilia credo che debba, tra virgolette, prendere spunto da questo tipo di organizzazione che credo sia al top. Sembra una storia già vista, quella alla quale i tantissimi spettatori hanno assistito. Come accadde lo scorso anno, i vincitori non avrebbero mai pensato alla vigilia di poter portare a casa la vittoria, dovendo fronteggiare un parterre di avversari d'eccezione. Invece per Salvo Armaleo e Francesco Chambeyron si è trattato di un appuntamento col destino. Effettivamente ci sono stato poco fa nelle prove, sono peggio di stamattina. È molto difficile, ci sono tanti rischi. Beh, vediamo, cerchiamo di fare il primo giro, poi vediamo. Avversari tanti, chi temi di più? Tutti. I due portacolori della Martina Rally Team sono stati davvero bravi a interpretare le insidie del tracciato a bordo della Renault Clio Super 1006 della Ferrara Motors, riuscendo a evitare di incappare nell'errore, cosa assai facile che accadesse visto lo stato delle strade, per nulla risparmiate da Giove Pluvio in avvio. A me stesso, perché mi tocca giustamente dopo tanti anni, sono emozionato. Grazie. No.
però è bello, veramente è bello. E poi a tutti, alla mia famiglia che mi supportano, alla Ferrara Motors che mi ha dato una bella macchina competitiva, e basta. 1, via! 100, tornante sinistro, scivolo! 50! Sinistra 4, 50! Stacca, tornante destro, 30! Destra 5, 50! Sinistra 5, 50! Occhio, sinistra 5, chiude 3, fine rail! Subito stacca, tornante sinistro, 30! Destra 4, 30! Destra 3, lunga, lunga, fine rail, stacca allo spezzato, rail spezzato! Destra 1, subito sinistra 3, più lunga lunga, 100, sinistra 3 sfiora, per destra 3. Ormai Peppe La Torre e Tino Cafeo sembra ci abbiano preso gusto a gravitare nelle zone nobili della classifica. Dopo la vittoria dello scorso mese di luglio a Rally Event, i due, passando dal versante ionico a quello tirrenico della provincia di Messina, sono scesi di un gradino del podio. Qui non ci si può ripetere. L'unica cosa che si può fare è l'altra volta che ti avevo detto due a salire e stavolta mi accontento di due a scendere. Sarà davvero dura, una gara dove tra l'altro il meteo potrà condizionare anche poi la fine. Speriamo no, dalle ultime notizie credo proprio che si stia sistemando dal punto di vista meteorologico. Per il resto è difficile, qua ci sono, è un mondialito questo, non è una gara normale. Colori del Team Phoenix, a bordo della solita Peugeot 207 Super 2000 della LB Tecnorelli, hanno dimostrato anche questa volta di essere meritatamente tra i protagonisti dello challenge di zona. Sono contentissimo, ha vinto lo sport, Armaleo è stato bravissimo, ci è successo qualcosa a tutti a turno e Armaleo ha saputo approfittare, ha vinto veramente lo sport. Io se me l'avessero detto prima che avrei fatto secondo non ci avrei creduto. Te l'avevo spiegato ieri sera, io nella migliore delle ipotesi pensavo terzo, ma già era veramente una grande aspettativa, mi pareva difficile. A Marco Runfola e Marco Pollicino vanno grandi apprezzamenti. I due portacolori della scuderia Island Motorsport sono saliti a bordo di una Renault New Clio della BR Sport sul terzo gradino del podio, ma sono stati costretti ad inseguire per tutta la gara, dopo essersi trovati nel bel mezzo di un acquazzone nella speciale d'apertura. Destra 3 meno lunga ritarda, sinistra piena stai largo, diventa 4 meno dentro rosso scivola uscita, scivola sinistra 4 lunga tieni, scivola sì, destra 3 più dentro, scivola sì, 50, scivola sinistra 3 più lunga ritarda, occhio, destra 3 lunga dentro apre prima rosso. Sì, siamo qui al Tirreno, pensavamo fosse una gara asciutta, invece ci siamo ritrovati questi ultimi due giorni con una pioggia battente che ha stravolto in qualche modo la tipologia delle strade, molto pulite, lisce, ora dalle ultime ricognizioni abbiamo trovato molto sporco, pietre. Speriamo insomma che la notte non ci riservi delle sorprese con la pioggia, perché altrimenti insomma sarà una gara molto insidiosa e impegnativa.
La rimonta dei due è stata davvero spettacolare e ha allietato il pubblico che li ha incitati giro dopo giro. Una prestazione davvero positiva, anche se resta un po' di amaro in bocca. Ma più che creduto abbiamo tentato di dare il tutto. Armaleo era parecchio distante, quindi sapevamo che sarebbe stato parecchio difficile. Però comunque ci siamo divertiti parecchio. Purtroppo la prima prova della notte ha compromesso tutto il rally perché si è messo a piovere proprio mentre ci trovavamo nello start della prova speciale, per cui abbiamo affrontato tutta la prova con un estremo bagnato. Comunque insomma possiamo ritenerci soddisfatti. Sinistra 4 meno dentro, destra, sinistra piena ritarda, destra piena tieni, sinistra piena anticipa ritarda 50, destra quarta, terza lunga ritarda, anticipa sinistra 3 più dentro, destra piena anticipa 100, destra sinistra piena a tagliare ritarda, occhio il bosco, destra 5 più ritarda stacca, anticipa sinistra 4 più lunga ritarda, chiude prima muretto, destra 4 ritarda, scivola sinistra 3 più ritarda, destra 3 dentro, destra sinistra piena a tagliare ritarda, destra 5 meno, stai largo, stacca subito, diventa 3 lunga ritarda, rosso no. Si parlava di appuntamento col destino, ma all'appuntamento non si sono potuti presentare i fratelli in uscita. Questa edizione è stata per loro davvero sfortunata. Ci proviamo, è una gran bella gara, la faccio più che volentieri, è molto vicino fra l'altro casa, e la macchina è molto bella, speriamo di fare bene, qui il pubblico è veramente fantastico e era un peccato non esserci. Sì, più che altro per me è una scelta dovuta al fattore che abbiamo fatto due gare sulla terra, quindi adesso affrontiamo le Alpi Orientali sull'asfalto, quindi mi piaceva mettermi di nuovo in movimento sull'asfalto e abbiamo scelto questa gara che è ricca di avversari tosti, quindi il confronto non mancherà. Soprattutto ci tenevo a fare correre Sara dopo un periodo poco felice, quindi siamo qui per questo. Giuseppe Nucita e Nico Salvo stavano meritatamente capeggiando la classifica a bordo di una Peugeot 207 Super 2000 della BR Sport, nonostante i capricci del cambio della loro vettura, che ha poi definitivamente deciso di piantarli in asso sulla speciale numero 7. Andrea Nucita, al via con Sara Cotone, ha dovuto alzare bandiera bianca prima del fratello maggiore. Il campione italiano junior, penalizzato dalla pioggia caduta durante lo svolgimento della prova d'apertura, era in grande rimonta, quando è stato fermato da noi alla frizione della sua Renault Clio di gruppo R. Un duello senza vincitore è quello che ha visto coinvolti per la supremazia in gruppo A gli equipaggi Arena Pino e Munafò Munafò. I due sono stati costretti al ritiro dopo aver tagliato il traguardo della speciale conclusiva. Il primo tradito da una panna elettrica e il secondo in seguito ad una toccata tra fine e stop. La vittoria è andata alla Peugeot 206 RC condotta da Letterio Mondello e Giovanni Barbaro. In gruppo N, dopo il ritiro di Angelo Bruno e Massimo Giacobbe, che con la loro 206 RC stavano dominando la categoria, è venuto fuori il nome di Angelo Di Dio e Giovanni Vinci, che a bordo di una Mitsubishi Lancer del team LB Tecnorelli hanno fatto prevalere il divario di potenza nei confronti del resto del plotone.
speciale d'avvio ha mietuto diverse vittime illustri nel gruppo R. Hanno infatti repentinamente fatto ritorno a casa i vincitori della scorsa edizione, Frattalemi Cancaro, Di Miceli Giannone e Pagnozzi Abbatecola. Runfola e Pollicino hanno sopraffatto agevolmente la concorrenza, riuscendo a salire sul gradino più alto del podio.